chi suda il salario, chi ama l'amore e i sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria, chi mangia una volta, chi tira il bersaglio, chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno, chi ama la zia, chi va a Portapia, chi trova scontato, chi come ha trovato, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Volevo chiederti, Diego, ma il cielo è sempre... Di che colore è il cielo per i proletari in questo periodo? Ma io darei una esegesi duplice di questa canzone di Rino Gaetano, che è l'artista nazionale popolare gramsciano per eccellenza che abbiamo in Italia. In primis, il cielo è sempre più blu può essere una constatazione di ordine leopardiano, la natura matrigna o comunque indifferente rispetto alle umane sorti, anche quando vi è gente che muore al lavoro, vi è chi appunto chi subisce le ingiustizie più atroci o chi invece si arricchisce, compra la barca, vive felice e contento, il cielo resta sempre più blu, indifferente e incurante rispetto alle umane sorti. La seconda prospettiva esegetica che propongo è quella in accordo con la quale la narrazione della manipolazione organizzata e della fabbrica dei consensi, anche dinanzi alle tragedie, continua a ripetere urbi e torbi che tutto va bene, che il cielo è sempre più blu, che essenzialmente tutto procede secondo il migliore dei mondi possibili. E non è così. Niente affatto. La narrazione pubblicitaria dell'ordine simbolico ha come obiettivo la santificazione dei rapporti di forza e quindi, diceva Marx, la trasformazione a mo' di camera oscura che rovescia e inverte i rapporti, mostrando diritto ciò che è rovesciato in realtà.